Ciao ragazzi, come va? Eccoci con un nuovo kit della SES Creative ed è la String Art. Voi la conoscete questa, diciamo, questa creatività, questa arte creativa? Allora, praticamente si tratta di collegare i vari fili di cotone, quindi con il filo colorato, crei delle opere, diciamo, d'arte. Vabbè, inserendo i chiodini nella tavoletta di schiuma e partendo a zigzag. Allora, questo ovviamente è per i bambini, mi piaceva tanto, era scontata e mi piaceva soprattutto per il gufo. Però sapete che con la stessa cosa potete creare dei cuori. Addirittura c'è chi fa anche, ad esempio, questa cosa qua, diciamo, del fare le diverse righe con il filo in cotone impregnato di colla vinilica e acqua in modo tale che si indurisca e poi si può togliere diciamo, la creazione e appenderla. Questa invece, la string art, cioè rimane fissa, è un quadro, ma adesso andiamo a scoprire meglio. Allora, ecco qua. Allora, qui abbiamo tutti gli aghi a puntini neri. Questi sono i filati, vedete? Quindi abbiamo il nero, l'arancio, l'azzurro turchese, fucsia, bianco e giallo. Abbiamo questi quadrati, sono di gomma. Non è polistirolo, è una gomma comunque, quindi morbida. Io ad esempio sapevo che queste cose qua si facevano sul polistirolo, ad esempio, però forse è più semplice sulla gomma. E queste sono le basi su cui appunto andare a lavorare, quindi questa con lo scoiattolo e questa invece con il gufo che trovo veramente adorabile. Poi abbiamo, come in ogni kit, le istruzioni molto semplici. Allora, beh, ci dice per creare il gufo ci servono. Guardate, addirittura mettono i metri di filo che servono. Quindi 3 metri di filo bianco, 2 per 1 metro di blu, 5 metri e mezzo di fucsia, 3 per 0,5 metri di giallo. E 2 da 1 metro di nero. Proprio è la stessa cosa poi dopo per la volpe, diciamo. Quindi loro appunto consigliano di allineare la figura al quadrato e cominciare inserendo il primo chiodino e ripetere per tutti i chiodini che sono già appunto preinstampati. Una volta finito, si fa il nodo iniziale e si comincia a zigzagare con il filo nelle varie parti, anche se loro ci danno già delle indicazioni su come gestire i fili, ma ognuno è ovviamente libero di fare come più gli piace. Questo è il modo di girare da una parte all'altra e poi è finito. Quindi veramente carina come idea e non vedo l'ora di realizzarla. Allora, iniziamo subito. Io ovviamente, come vi ho detto, farò il gufo. Ovviamente. Allora, mettiamo da parte quello qua. Allora, lo metto preciso. Anche se, caspita, questa scrittina qua non è il massimo da vedere, però vabbè. Apriamo i chiodini, gli aghi. Qua facciamone cadere un pochi. Allora, vedete, sono degli aghi, sono poco appuntiti, quindi possono essere utilizzati tranquillamente anche dai bambini. E si comincia, quindi. Ecco qua.
si rimane così alto? A quanto pare sì. Ecco qua, ho bucato tutto il gufo, poverino. Diciamo, gli ho fatto un po' di agopuntura. Ora andiamo a misurare la quantità necessaria di filo per realizzare questo quadretto di string art. Eccomi armata di metro da sarta e andiamo a... È partito qualcosa? Andiamo a prendere le misure. Quindi, allora, abbiamo detto... iniziamo dalle parti più piccole, quindi dal giallo. Allora, prendiamo il giallo. Questi sono dei filati di cotone, sembrano molto quelli che si usano per il punto croce. Allora. Là, si va già a incastrare da solo. Quindi abbiamo bisogno di 0,5 metri, quindi 50 centimetri. Allora. Uno, e ne abbiamo bisogno di 3. Quindi uso sempre questo qua che ho tagliato come campione e ne faccio altri 2. E poi così via per tutti quanti. Ma ora inizio a fare subito, voglio iniziare a provare a fare alcune parti, già queste qua piccoline col giallo, quindi sono il becco e le due zampine. Quindi allora, loro consigliano di fare un nodo. Allora, un nodo iniziale. Magari facciamolo qui. Cerchiamo di usare meno filo. Ok, allora ho fatto un bel nodino. E ora continuo, inizio a girare un po' intorno. Quindi. Faccio prima il giro completo. Poi basta abbassare il filo. Magari per queste parti più basse aiutatevi o con una forbice o con una penna, insomma con quello che volete. E continuate ad andare avanti. Così, passare da una parte all'altra. Come più vi ispira, insomma, non c'è limite. Sapete che avete la misura già del filo che dovete utilizzare, quindi continuate a utilizzare, dovete finirlo tutto, insomma. Ok, una volta arrivati alla fine, vedete che manca pochissimo, fate un nodo. Se riesco. Ok, allora ce l'ho qua pronto. Finisco di fare il giro che stavo facendo prima. Thank you.
qua e poi stringo. Perfetto, questo è un po' in eccesso, lo vado a tagliare. E quindi la prima zampetta l'ho fatta, poi regolate voi il filo più alto, più basso, insomma come più vi piace. Proseguiamo allora adesso con il becco e con le zampe, l'altra zampa. Ed ecco qua le prime parti più piccoline fatte. Che ne dite? Secondo me viene molto molto carino. Ora continuo con tutto il resto. Purtroppo ragazzi mi sono resa conto che c'era da seguire uno schema anche di colori, quindi loro dicevano di fare prima il bianco, poi il blu, poi il fucsia, a seguire con il giallo e poi con il nero, proprio per rendere magari più 3D il lavoro. Quindi ora mi ritrovo a dover, diciamo, disfare la parte gialla. E vabbè, non importa, tanto era la parte più piccola, quindi rimonto gli aghi e continuo con tutto il fucsia, che sarebbe la maggior parte del lavoro. Eccoci qua, ora manca soltanto gli occhi neri e abbiamo completato il gufo. Ed ecco qua, terminato il gufo con la string art. Che ne dite? A me piace moltissimo. Poi, volendo appunto, questo si può tranquillamente appendere mettendo magari un gancetto dietro alla gomma e appendere al muro. Sono molto soddisfatta, è molto semplice come vedete. Ovviamente potete creare qualsiasi cosa prendendo anche un disegno che vi piace, stampandolo e mettendo gli aghi nei punti che volete. Ora poi vorrei provare a realizzare la volpe utilizzando quella tecnica di cui vi parlavo prima, quindi quella che poi utilizzando una colla specifica per tessuti si possono staccare gli aghi e quindi diciamo ottenere il disegno proprio fisico, diciamo non attaccato alla gomma. Quindi ci vediamo fra poco con un nuovo video.